Vabbè, bentornati su Advanced Adventure. Oggi continuiamo nel percorso qui che non mi ricordo quale sia. Non sono piazzato molto bene in squadra e ho ancora sti noiosoni lì che vogliono tutti sfidarmi, perché mi adorano, mi stimano, mi apprezzano, mi amano. C'è una Pokéball e andiamo subito a vedere di che si tratta. Sempre super pozione, ma vaffanculo. Un'inutile super pozione. Perfetto, devo dire. Vabbè, Wilder. Psichico. E un altro. No, non voglio utilizzare surf su un pescatore. Su un nuotatore, poverino. Sì, dovrei sfidarli per allenare la squadra, ma. Ma no. Ok. Teo, sei veramente un eroe. Per favore, vai avanti e sconfiggi Gary. Ho ottenuto l'MT3, che non mi ricordo minimamente quale sia, come logico che sia, che è Idropulsar. Oh, anche Terremoto, che nessuno lo può imparare. Oh, uffa. Ci sono rimasto parecchio male che nessuno possa imparare Terremoto. Peccato. Vaffanculo, telefono, stai zitto. E vibraranno, che ti vibri. Manco fosse un vibratore. MT24, che cos'è? Fulmine. Oh là. Era quasi ora che imparasse fulmine. Diamine. Ok. Ora. Andiamo avanti. Oh. Mi devo fidare di questo qui? Probabilmente no. Ma chi se ne frega? Facevo bene a non fidarmi. Ok, va bene. No, brutto colpo, ho messo anche capo, che culo. No, mi ha messo anche lui capo. Porca miseria. Ok, fulmine e metal artiglia. Io lo chiamo così perché tanto non mi ricordo. Come ho detto, non mi ricordo il nome. Ok. Col neve non fa quasi niente, infatti dovrei allenare un pochettino la squadra. Sarebbe utile, anche se non l'ho ancora fatto. E avete anche ragione. Ma la vita è bella. La vita è troppo bella per dover allenare una squadra. Comunque, Zangoose è un livello già abbastanza alto. Quindi, item, give e diamo. Condivide esperienza a Gengar. È giusto allenare un pochettino. Adesso che abbiamo finito con Zangoose, andiamo avanti con Gengar. Ok. Qui sempre troppi Pokémon. Sempre troppi. Oddio. Dimmi che ho un revitalizzante. Sì, mi serve Clydol. E uso Surf. Super efficace, ma niente da fare. Di nuovo un bel surf. Eh no, non è andata come speravo. E infatti mi hanno messo KO. Benissimo. Sempre surf. Oh, Gengar sale al 26. Utilizzo psichico. E vabbè, abbiamo sconfitto anche questo qua. E dammi la Pokéball, che è un revitalizzante max. Niente di speciale. Ma sempre meglio di niente. Sempre meglio di niente. Dunque, scusate, devo controllare una cosa. No, niente, scusate. È che ho dei problemini con la mia rete e quindi avevo visto che si era connessa. Ho avuto un barlume di speranza. No, ho sbagliato. No, mi spiace, io qua un repellente max lo uso. Però poi alla fine capitano sti tizi qui. E vabbè. Concentriamoci su uno solo. Ok. Brutto colpo, benissimo. E l'ho messo KO anche facilmente. Gengar. Ah, togliamogli finalmente maledizione per fargli imparare una mossa spettro. Che vorrei che imparasse palla ombra. Ma chiedo troppo, ovviamente. Eh sì. Allora, madonna, che zona complicata. No, ma lì c'era una Pokéball, no! Torna indietro, ricoglionito.
Caramella rara, benissimo, vai così. Allora, io ero venuto, stavo andando in questa direzione di qua. Oh no, ci mancava la caverna, non sono minimamente caricato. Assolutamente male, malissimo. E cazzo, stanno diventando sempre più forti. E vabbè. No, Tentenna no. Oh cazzo. Diaminerina. Gelo pugno. Ok, è andato. Adesso ricarico per bene la mia squadra. Prima di entrare nella caverna. Meno male che è finito anche l'effetto repellente. Con un po' te che culo però alla fine che ho. Ricarichiamo. Gengar, Raichu, Arcanine. No. Diamo una caramella rara ad Arcanine. Sì. Rivitalizzante Max su Arcanine. Ah no, scusate, è vero, ho appena usato la caramella rara. Che ignoranza. Rivitalizzante su Cloyster. E le iperpozioni sia su Arcanine che su Cloyster. Benissimo. Andiamo avanti. Nella caverna del non ritorno. Dove ovviamente utilizzerò repellente. Se li trovo. Eccoli qua. Caverna del non ritorno. Bel nome però. Sulla fantasia non posso dire. Oh no. Vabbè dai, a questo punto ormai siamo qui. Tanto vale. Non spassi. Guardate come lo distruggo. Con due attacchi. Va. Due Hydro Pulsar e ciao ciao. Ho trovato un PB Max. Ok, lì c'erano due. C'era un allenatore. Quindi ovviamente dovrei provare ad andare di qua. Ho paura di immaginare in quanti mi sfideranno. Ho sbagliato, perché l'ho tenuto? Thunderbolt. Ariama ci saluta. Allora, un'altra Pokéball. Zinco. Ulla. Ulla, madò. Dai che non ci becca. Eh sì. Gligar. Di che tipo era? Ok. Ho beccato il tipo. Perfetto. Diglett. Vabbè, mandiamo Cloyster per adesso. Arcanine poi lo ricarichiamo per bene. Surf lo distrugge. Sandslash. Ma perché mi devi far calare la precisione? Intanto io attacco lo stesso. Un po' te, eh. Ok. No, se non sbaglio avevo letto che era finito l'effetto repellente. Porca miseria. Speriamo di no. Ai ai ai. Clydon. Psybeam. Scusate, interferenza. Lile. Non mi ricordo. Lui non me lo ricordo. Vabbè, almeno l'ho avvelenato, meglio di niente. Lui che si ricarichi pure. Era erba roccia. Erba roccia, non idea. Vaffanculo va però, porca vacca. Colpisci di lami. Ok. È andato, vai così, bravo Zangus, bravo. Oh, una scala. Eccolo lì, figuriamoci se non era finito l'effetto. Allora, caverna del non ritorno, piano 2, se possiamo definirlo così. Non so minimamente dove dover andare. E questo è quello che mi preoccupa. Quindi salvo. Nel dubbio so dove andare. Non si può mai sapere questi qua che cavolo useranno. Onix, sei scarso. E infatti. Steelix, oh la madò. Vanno sul pesante qui, eh. Ma Cloyster. No, Grandine non gliela insegno. Però lo ricarico. Allora, teniamo Zangoose primo. Va. Sì, sicuramente la strada è di qua, ma non saprei dirvi in che punto. No! Cosa sto facendo? Bam! Utilizziamo un bel attacco ora. Eccolo lì, va che. Metal Claw! No!
Metal Claw. Ciao ciao. Shaco. Facciamo ancora uno e ciao ciao Shaco. Ci vediamo. Hai perso. Ma va. Non mi dire. Allora, stiamo andando in zone che... Che boh. Di qua comunque non era. Quindi proviamo ad andare di qui. Una Pokéball. Pozione Max. Quindi ho appena scoperto, da quello che ho visto, che andando qui sopra, anche se c'è un allenatore, ci sarebbe una Pokéball. Ah, l'allenatore non mi ha visto. Almeno per una volta. L'MT36. Che è Fango Bomba. Ottimo, potrebbe sempre essermi utile. Quindi, a rigor di logica, andrò giù. Perché è l'unica strada che mi manca da fare. Ligar, Metaclow, Zangoose, OP, Crash Club Bomb. E cosa usi Morse? Ma dove vuoi andare? Ma dove siamo? Allora, Bag, Iperpozione. No, Iperpozione, Zangoose. Mi spiace per Arcanine, però che cavolo. Sto cercando comunque di tenere un po' gli strumenti. Ok, anche Aerodactyl è andato. Minchia, sono un pochettino troppo forti qui. Oh, la scala, va un po' te. Siamo usciti, siamo nel percorso 17. Weyla, buongiorno mondo, siamo tornati. Ah, sentite l'aria fresca, l'aria pulita. E dove minchia devo andare? Non c'è una mappa, non c'è niente, non c'è una mazza. Oh, cosa c'è di qua, invece? Niente. È un posto che non serve a niente. Perfetto. Allora, vabbè. È finito anche l'effetto repellente. Continuiamo. Non mi arrendo io, anzi. MT50. Poi guardo cos'è, perché adesso voglio un attimo capire la strada che devo fare. Ah, dovrò sfidare sta tizia, ma cerco di evitarlo. Una Pokéball. Ultra Ball. Un Ultra Ball dentro una Pokéball. Senso non ce n'è tanto, però va bene. Un Bagon. No, non dirmi che andiamo verso Pokémon di tipo Drago. Perché in questo caso allenerai bene Cloyster e Gengar. E se non andiamo di tipo Drago, vabbè, meglio così, meglio di niente. Comunque penso che siamo quasi arrivati in una nuova città, perché mi sembra di aver visto le, tra virgolette, piastrelle. Oddio, questo mi distrugge. Sì. No. Per fortuna che c'è Zangoose che... Sì, sì, sì. Oddio, madonna, mi stavo spaventando. Stupido Kingdra. Fa prendere dei colpi per niente. Sì, comunque penso che siamo arrivati in una nuova città, se non erro. Sempre se non erro. Comunque, Gelopugno. Colpito Dragonair e Gelopugno di nuovo e andato. Yeah. Sì, ho la squadra decisamente scarsa. Comunque siamo arrivati nel villaggio del drago. Ed è vero, dovevo allenarmi bene Gengar e Cloyster. Comunque. Just west of this village is a fearsome dragon. Ok, devo andare a salvare un drago. A nord, sud, west e ovest. Solo che non mi ricordo, oddio, qual è. È a sinistra? No, non mi ricordo, dov'è? No. Porca miseria, non mi ricordo. Ok, l'MT22 mi ha regalato. Che cos'è? Dimmi che è. È un solar raggio contro un drago. Ah, beh. Tecnicamente sì, avrà cambiato il tipo. Da qua c'è una cascata dove non posso andarci. Qui invece c'è un centro di ricerca che andiamo subito dentro a vedere di che si tratta. Posso aiutarti? Qui sei il famoso Teo. Ho sentito di te. Mi sembravi più mascolino. Comunque, bla 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 bla. In a control the Pokemon and all the cities we just can, regardless just if of here. Teo scala la montagna e sconfigge l'orribile drago. Buona fortuna, Teo. Sei stato tecnicamente inutile. Cioè, sopra la montagna c'è questo drago che terrorizza la gente, bla 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 bla.
E dove sarebbe codesta montagna? Signora! Ehi, posso aiutarti? Ah, quindi sei te io. Nel caso non avessi sentito, ci sono i drago. Ok. Prendi questo. Potenti MT. 38-25. Allora, tuono. Oh, madonna, che belle. Che belle, che belle. È così, io esco da qua. Mi servirebbe, però, cascata. Per andare avanti. Solamente che non ce l'ho. Cioè, non ho niente. Non so come potrei andare avanti. Non ho, no, seriamente, non ho niente. Vabbè. Proviamo ad andare a vedere la palestra. Nel caso venissi sconfitto, non è quello un problema. Continuo al prossimo episodio. Così magari alleno anche un po' meglio la squadra. Perché tecnicamente ora fa schifo. Comunque, vediamo quanti allenatori abbiamo. Dragonair a livello 50. Ce l'ho altamente nel di dietro. Ma l'ho sconfitto. Non so per quale miracolo divino l'ho sconfitto, ma l'ho sconfitto. L'altra scelgo. Che mettiamo Arcanine a random. Solo per ricaricarmi il povero Cloyster, che... Vabbè. È giusto così, giusto così. Allora, uso tripletta per magari riuscivo a paralizzarlo, scottarlo o ghiacciarlo, ma nessuna di queste tre non mi vuole mettere KO. Comincia a darmi un po' fastidio. Proteggili il cazzo. Vabbè, riutilizzo morso. Figuriamoci, saluti. Non evitava. Vabbè, è andata male. Quindi metto Zangoose con attacco rapido. Così mi risparmio anche delle mosse. Togliamo Polneva al posto di Geloraggio per Gengar. E cazzo, se parlo veramente tanto. Io sono noioso, ragazzi. Veramente noioso. Vero. Comunque, con Geloraggio abbiamo messo anche KO. Vibrava. E ora Pupitar. Così. Non fatevi domande. C'è Pupitar. Comunque, utilizziamo Metal Artiglio. Che figo anche da dire, Metal Artiglio. Ok, salviamo. Ah, beh, ciao, Teo. Sto sperando che ci mettessi di più. È passato tanto tempo finché non ho sconfitto qualcuno. Preparati a sfidarmi, allenatore di tipo drago. Ok, baby. Allora, comincia la sfida. Ok. Primo Pokémon mandato in campo, Kindra. Sono rovinatissimo. Ok, penso che mi distruggerà. Sì, ok, avevo ragione. Ma non è un problema. Ok, fulmine. No, niente da fare. No. Ti prego. Sì. No. Ma non vale. Ok. Mettiamo Gengar con Geloraggio. Yeah. Ehi, la guarda qui come ti mette KO. Prossima scelta di nuovo Kindra. E penso di ricaricare la squadra. Zangoose, Raichu. Fine. Sì, fine, perché no, ho sbagliato. Ok. Vabbè, Sismitos con fulmine. Madonna, ce l'ho fatta. Ah, è vero, non avevo visto quanti ne aveva. E vabbè, verrò sconfitto in modo altamente vergognoso, perché è una squadra molto debole. No, Gengar ci riesce con Geloraggio e mette KO. La prossima scelta è Dragonair. Io metto Zangoose, così almeno ricarico con un'iperpozione Gengar. Ricarico con un'iperpozione Zangoose. E ricarico Cloyster. Ricarico Clive, non sa mai. E ricarico Zangoose. Sì, vai così, Crash Blow. Boom, guardate che bestia. Non ho capito in realtà quella mossa che cosa indebolisce. Non ho visto, non avevo letto bene. Ma penso alla difesa. Sì, la difesa. Smettila di ricaricarti. Boh,
e anche Dragonair ci saluta. Perfetto ragazzi, basta che non ci rimane solamente Dragonite e dovremmo avere... eccolo lì, ma io li chiamo, io me li tiro contro però. Crush Cloud. Comunque... riproviamo. Ah, sono paralizzato. Non sapete, non ci facevo caso perché stavo scrivendo un messaggio, quindi non l'ho visto. Geloraggio, dai che resiste. Ghiacciato, ghiacciato. Oh mio Dio, oh mio Dio. Ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare. E l'ho sconfitto, e l'ho sconfitto con la mia squadra debolissima di 20 e passa livelli. Mio Dio, ce l'ho fatta. Sì. Bye bye. Ho ottenuto la medaglia, ma non ho ancora cascata. Dove minchia la trovo? Ricarichiamo la squadra perché bravissimi, bravissimi, ve lo siete meritati un bel riposo. Tu, dammi cascata. Ah, vaffanculo. Tu, dammi cascata. Volo e surf. Perché? Perché solo queste due? Cavolo, renditi utile alla comunità. Magari qui. Tu? No, non servi a niente. Tu? Sì, va bene. Bla 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 bla. Di qui ci ero già andato, vero? Per favore, Teo, salva la nostra città, va bene, però. Se nessuno mi dà cascata, io non posso. No! Se nessuno mi dà cascata, io non posso andare a salvarvi. Allora, a west di questa città. Ah, magari non c'entra niente la cascata, è semplicemente devo andare. Oh, dai. Se è così sono un ritardato. Vabbè ragazzi, io continuo nel prossimo episodio. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, un commento, un'iscrizione. Ci rivediamo al prossimo episodio. Un saluto da Teo e ciao ciao.